eccolo alle mie spalle l'ingresso di quest'area archeologica. A darci il benvenuto sono numerosi rifiuti, ma andiamo subito al suo interno per scoprire questo luogo della memoria. Seguiteci. Ed ecco, siamo entrati in questa collina seguendo un sentiero che si inerpica nella parte alta della collina stessa, e dovete sapere che sotto questo rilievo sono invece presenti i resti di antichissime civiltà perdute. Guardate un poco sul terreno, è presente un po' di tutto dal punto di vista storico e quindi archeologico. Ancora dei grandi coci sul terreno, abbandonati un po' ovunque. Vediamo un masso gigantesco, una parete murata del nuraghe del Sugukuru, della parte alta, quindi del nuraghe di Settimo San Pietro. Guardate che meraviglia! E alle nostre spalle, ecco qua, una casupola, un ingresso rotto, o forse forzato. A sinistra l'ambiente archeologico vero e proprio, con una scalinata con dei gradini, segni di passaggio frequente, presupponiamo, di persone, delle firme, delle altre firme. Qui c'è passata anche Monica, Giuseppe. Qui il mondo delle tenebre. Ragazzi, immagini inedite, siamo scesi fino all'imboccatura del pozzo. Quest'opera interamente scavata nella roccia, ma guardate la vera del pozzo, quindi l'imboccatura è completamente scavata su un unico blocco di pietra. Potete osservare perfettamente allisciata dagli scalpellini, quindi resa liscia dagli scalpellini di oltre 3000 anni fa. Un'opera pazzesca, sotterranea. Riguadagnata la luce, una volta usciti dal pozzo troviamo un altro pozzo esterno. Forse si trattava in questo caso della copertura della cosiddetta pietra apicale della Tholos, del sito nuragico, che avete visto racchiude al suo interno un pozzo. Degli scavi su queste pietre vengono chiamate in gergo archeologico delle coppelle, quindi dei fori. Secondo alcuni studiosi questi fori rispecchierebbero la volta del cielo, delle costellazioni. Io personalmente ci credo poco, ma la cosa singolare è che credo invece all'ingiusta condanna di abbandono e di degrado che purtroppo affligge questo sito. Nella parte bassa del nuraghe vediamo una struttura museale, è chiusa, e lì il cancello che abbiamo appena superato era aperto e purtroppo, diciamo, da un lato liberamente accessibile e dall'altro lato esposto alla mercé di malintenzionati, a chi fa e realizza delle scritte, ai cosiddetti tombaroli. Insomma, ovunque ci sono delle pietre posizionate dagli antichi nuragici, ed è un vero peccato che questo luogo della memoria e dell'identità della Sardegna versi in un deplorevole stato di incuria e di abbandono. A sinistra notiamo anche un treno che arriva, eccolo. Si sente uno sferragliare, è il prolungamento della metropolitana di superficie che collega la città di Cagliari, quindi capoluogo della Sardegna, alla sua area vasta, e ci piacerebbe pensare che un domani questo treno possa per davvero portare i turisti e i visitatori in questo sito, abbandonato invece all'incuria del tempo e dell'uomo.